uscita di mattone, la fa come gira attorno, come se fosse un compasso, giusto? Sì. E si prende, gira e si ottiene l'interno della campana, perché sopra i mattoni si mette l'argilla. E si ottiene l'interno della campana, cioè quando la campana è di bronzo, vedete, c'è il vuoto all'interno, in questa fase viene ottenuto pieno. Subito dopo si smonta lo spessore della tavola e si costruisce la falsa campana sopra, c'è una seconda forma. Si levica per bene, quella bianca, si passa il grasso di animale e si ottiene l'esterno della campana, levicato per bene. Poi si mette nel decore di cera, si mette l'iscrizione in cera, l'immaginetta sacra solitamente dedicata alla chiesa. Quella è quella scomparsa, no? Come? È la cera scomparsa. La cera persa, certo. La cera persa, perché quando poi ci va, diciamo, la fusione, la squaglia, quindi... Sì, sì, perfetto. Poi si costruisce la terza forma, cioè sopra il secondo pezzo, il riveste tutto di argilla, abbiamo tre forme, una sopra l'altra, come quella forma che vedete all'entrata, sono tutte pronte, diciamo, alla fusione. Questa è la maniglione di cera, vedete? Quindi queste qua sono già pronte. Come? Sono già pronte. Sì, 7 giorni si fonderanno, diciamo, queste. Ora cosa succede? All'interno, allora, il terzo pezzo si stacca, l'impronta rimane solo del negativo, il secondo si rompe e rimarrà prima il terzo pezzo. E il vuoto non viene colato prima con tutto. Da qui entra l'impronto e lateralmente fuoriesce l'aria, diciamo, della... Evitare le bolle. Le bolle, perfetto. A questo punto poi si sbandella tutto ciò che è stato costruito in diversi mesi, uscirà la campana che sarà pronta per essere installata, pulita e lucidata. Però poi la nostra campana è, diciamo, di tipo quella da prima, certo. Vediamo sulla... chi la commissiona e quanto verrebbe a costare realizzarla? Questa qui, per esempio, una campana che fa già qui siamo sui 2000 euro, 2005 lì. Ma il suono ve lo dicono loro oppure glielo date voi? No, se una campana singola ci va in quanto al diametro e alla nota musicale, che corrisponde a un là, un soglio, con la diesis, le dimensioni sono queste. Se ci sono campane esistenti, misuriamo le note delle campane esistenti e vengono accordate le nuove campane. Sono nota musicale, vedete? Queste però sono state realizzate chiaramente accordate con degli strumenti. No, queste le ho realizzate io e poi abbiamo dei software dove andiamo a misurare la vibrazione, le frequenze. Sì, e le armoniche, diciamo, interne. E vengono perfettamente accordate. Poi si fanno le varie melodie. Benissimo.